Teatro Brancaccio di Roma, siamo al Premio Pellicola d'Oro 2019. Allora, eccoci con Roberto Girometti, è la terza volta in poco tempo, ma questa sera è una cosa importante perché prendi il premio alla carriera. La nona edizione di La Pellicola d'Oro. La Pellicola d'Oro, sì. Come ti senti, Roberto? Beh, sono molto emozionato perché, sai, facendo il cinema ormai da 60 anni... Ho avuto vari premi in tutte le parti, eccetera. Però, insomma, la Pellicola d'Oro mi attizza anche perché la cosa bella di questo premio è che l'hanno fatto, diciamo, non direttamente i miei collaboratori, però la gente che il cinema sta dietro tutti noi, insomma, per cui i macchinisti, gli elettricisti, gli attrezzisti, tutte. E loro hanno fatto dei nomi e io sono capitato in questa cosa qui, per cui mi fa molto piacere. Molto piacere. Qui ho fatto magari. Sei molto soddisfatto, sì, di questa cosa e ti vedo molto tirato, diciamo, molto tirato. Allora, a parte sono anche freddoloso. Freddoloso. Allora, tanti anni di carriera cinematografica, sì. un ricordo, diciamo, uno dei ricordi più belli che hai. Guarda, in Italia o all'estero, una cosa bella che poi racconterò anche dentro. Noi come autori della fotografia siamo stati un po' presi sempre anche dagli attori, insomma, e maggiormente dalle attrici per farle sempre, e fu molto divertente. Feci tanti anni fa un film con la Dionne Warwick, che è abbastanza scura, di carnagione, sì. E mi ricordo che dopo un giorno che lavoravamo insieme, la sera mi disse: ah, Roberto, posso parlare con te? I ask you. Dico: sì, sì, come no, certo. Dice: senti, Roberto, ma posso diventare un po' più chiara? A me lì per lì mi è preso un accidente. Dico: che gli fai? Poi ho detto: no, non puoi far vedere all'attore che non sei. Dico: non ti preoccupare, ci penso io. Metterò una luce solo per te. Così ho fatto. Ma l'ho accontentata in confronto degli altri personaggi che c'erano e lei è stata felicissima, e devo dire che alla fine del film fu molto carina, molto simpatica e tutto, venne da me e dice: Roberto, posso parlare? Dico: certo, ci sono felicissima, sono talmente bella in questo film come non lo sono mai stata nella mia vita. È stato un grande piacere, un grande, insomma, piacere. Sono quelle cose che allora, fanno comodo. Grazie e in bocca al lupo e credo. Complimenti per questo premio. Grazie tante. Un saluto a tutti da Roberto Girometti e dal prode Fernando. Ciao. Ciao. Ciao.